La prima volta che mi sono connesso avevo 8 anni. Circa quando avevo 10 anni. Era il giorno di Natale quando mi hanno regalato un nuovo cellulare. Io avevo 9 anni e avevo creato il mio account Facebook. Avevo 10 anni. Alla mia cresima e comunione. Mi sentivo più... come dire... grande, diciamo. Mio padre mi aveva fatto vedere un video su YouTube dal suo tablet. Ho visto che potevo chattare con le persone che magari non potevo incontrare di persona e mi sono sentita molto adrenalinica, mi sembrava di stare al paradiso, era bellissimo. Devo dire che è stato molto bello perché era la prima volta. Mi è piaciuto molto. Boh, ero felice perché non l'avevo mai fatto in vita mia. Ho visto dei video su YouTube e mi sentivo molto un esploratore, diciamo. Adesso mi sento molto più esperta. Ora mi sento più sicuro e più, diciamo, esperto del web. Mi sembra tutto molto più facile. Il web mi crea entusiasmo quando magari trovo cose nuove. Posso cercare qualunque cosa e di trovarla subito. Guardare video divertenti oppure chattare con i miei amici. Provo interesse per le novità, per i video. Per chattare con i miei amici che magari non posso vedere dal vivo, per chiedere compiti o per organizzarmi. Nel web mi crea entusiasmo stare a contatto con persone che non vedo da tanto tempo e con cui non mi posso vedere spesso e per me è bellissimo. La mia paura quando sono online è che qualcuno potrebbe capire chi sono e rubare la mia identità. Io specialmente ho paura che mi facciano scherzi online. Essere hackerata su qualche applicazione come Instagram. Che possa pubblicare magari un qualcosa di sbagliato e essere giudicata. Un consiglio per usare bene, direi magari non stare troppo attaccati su questi dispositivi. Non mettere cose private in pubblico. Stare più attenti e non postare foto o cose di cui poi te ne puoi pentire e pensarci prima. Di usare internet con coscienza e di, per esempio, prima di pubblicare una foto o un commento di pensarci. Per i genitori consiglio di evitare di mettere delle foto personali magari dei bambini e di evitare di scrivere magari quando si è in vacanza, dove si va. Di stare attenti con i propri figli quando si connettono su internet. Occhio magari quando si fanno degli acquisti e ti possono fregare, non sai sempre chi c'è dietro. Di aprire nuovi orizzonti verso la tecnologia perché può dare anche bei risultati. Per i compagni consiglio di appunto non stare troppo sul web e di non usare il web per prendere in giro altre persone. Se un compagno è in difficoltà può parlarne con qualcuno come i genitori. Non starci troppo attaccato perché comunque c'è sempre tecnologia ed è meglio stare all'aria aperta. Un consiglio per i compagni potrebbe essere usatelo perché può servire anche per buone cause. Uno slogan contro la cyber stupidity. Stiamo tutti attenti, non facciamo le carne ai bulli. Prendi la decisione giusta, non fare il cyberbullo. Dietro al computer, leoni da tastiera, in faccia, gattini seri. Navigare con responsabilità. Non avere troppa paura di quello che si fa sul web e di, diciamo, essere sempre consapevoli di quello che si fa. Se il web fosse un personaggio di fantascienza, sarebbe un Jedi, perché i Jedi hanno sia un lato scuro che un lato di luce, e così come il web, che secondo me è un'arma a doppio taglio. Secondo me sarebbe un mostro supereroe. Un supereroe con una doppia personalità. Perché internet e il web può essere sia positivo sia negativo. Una persona che non si fa vedere in faccia, quindi non si fa vedere in volto e... Ti trae inganno, quindi ai suoi scopi. Se io, come Peer, fossi un supereroe, sarei la donna invisibile. Sarei un supereroe che aiuta la gente in difficoltà, che non sa usare bene i social e
li aiuterei se hanno qualche difficoltà. Vorrei essere un supereroe in cui ha l'abilità di andare nel futuro per far vedere alle altre persone le conseguenze delle loro scelte, che siano sbagliate o siano giuste. Una peer educator. O semplicemente un peer educator. Perché aiuto le persone a utilizzare meglio internet. Hashtag il web cambia. Hashtag cambiamo il mondo. Hashtag insieme salveremo il web. Hashtag forza peer. Occhio alla rete.